Grazie per aver accettato questo nostro invito. Noi oggi siamo molto orgogliosi perché abbiamo degli ospiti eccezionali. Spessissimo ci siamo visti da Poppetto per delle presentazioni con degli artisti internazionali. Oggi è qualcosa di particolare. Allora, presentiamo la collezione Sconnessi, The Collection, nata per arredare il set di Sconnessi, il film di Cristian Marazzitti, che sarà nelle sale a partire dal 22 febbraio, la nuova serie firmata dall'architetto Simone Micheli per Poffetto, entra a far parte delle collezioni del brand, mantenendo nel nome Sconnessi il ricordo delle proprie origini. I sei elementi che la compongono, un comodino, due librerie, un tavolo da pranzo e due coffee table, pensati da Simone Micheli, che ha curato le scenografie del film per la casa di montagna della famiglia Ranieri, saranno quindi da oggi disponibili come collezioni Sconnessi nel catalogo Poffetto. L'attenzione al mondo dell'arte, come tutti voi ben sapete, già sperimentata con la produzione di pezzi unici in collaborazione con importanti artisti internazionali, fa di Poffetto un partner ideale per esperimenti con alto tasso di creatività. E questo esordio nel mondo del cinema testimonia ancora una volta il dinamismo e il coraggio che ne caratterizzano ogni scelta. Oggi abbiamo presenti il CEO dell'azienda, nonché il fondatore, Gilberto Candeloro, e Roberta Colla, che tutti voi conoscete, dello studio Micheli. Per introdurre i nostri ospiti, prestigiosi ospiti di cui noi tutti siamo orgogliosi, passo la parola a Gilberto Candeloro. Grazie, ecco. Cara. Innanzitutto mi scuso per la voce, soprattutto per l'inflessione abruzzese, perché non ci posso fare niente, solo dalla nascita e per il raffreddore che mi ha quasi tolto io tutta la voce, però sono contento, oggi intanto vi do il benvenuto a casa nostra e questo è un passaggio importante, sono contento due volte per due Sconnessi, sia per il film che ho visto ieri sera e che mi è piaciuto molto, e sia per Sconnessi, la nostra collezione, inauguriamo qui questa collezione e speriamo si possa riprendere con successo, perché è diversa dalle collezioni solite e ne siamo molto contenti. Dicevo, nel nostro percorso design e arte ne aggiungiamo un altro, si chiama la settima arte, si dice, un critico del 1921 ha dato questa denominazione, avrebbero dovuto essere 10 le arti, perché ci sono 9 muse e poi il cinema avrebbe dovuto essere la decima arte, però 2 o 3 l'abbiamo persa per strada è diventata la settima. Devo però dire che in questo film qualche altra arte o qualche altra emozione si è vista, quindi anche quelle non catalogate, ieri sera ho visto qualcosa che è un'arte in più o un'emozione in più, quindi dicevo a parte i nostri mobili che hanno arredato il film, però ho visto delle emozioni particolari, un'attenzione particolare, un'opera prima, quindi diceva il regista ieri sera, le opere prime hanno sempre un po' di propulsione in più, per lui è un'opera prima e mezzo, perché so che c'era un altro lungometraggio prima, quindi molto apprezzato anche questo e spero e auguro che sia la prima di tante opere, e tutte belle produzioni di ieri sera, quindi vi invito a vedere questo film. E vi invito a guardare anche questa collezione che abbiamo inserito con lo studio Micheli, che ha realizzato una grande opera. Quindi a me tocca, oltre a ringraziarvi, a ringraziare gli attori e voi che abbiamo visto in tantissime occasioni. Lei che mi ha sorpreso ieri sera, e devo dire che non la conoscevo moltissimo, quindi ho apprezzato anche questo. E nel ripetere questo augurio per altre collaborazioni passo un attimo la parola a Roberto dello studio Micheli che ci dirà qualcosa in più e poi diamo la parola a lui. Grazie. Benissimo. Io sono Roberta Colla, moglie della Comunità Simone Micheli, lavoro qui da 25 anni, ci sopportiamo, non è vero, lavoriamo benissimo assieme. Volevo ringraziare Cipullo, Marazzitti e Gilberto per averci dato questa opportunità. Noi progettiamo alberghi, progettiamo scuole, stadi, case, non abbiamo mai progettato la scenografia di un film, è stata un'esperienza nuova ed entusiasmante.
soprattutto perché abbiamo lavorato, ieri sera me ne sono resa conto, io ho seguito il percorso di questa progettazione e avevo la tremenda paura di trovare le nostre creazioni completamente modificate, come spesso succede in queste situazioni. Invece devo dire, sono stata piacevolmente colpita dal fatto che tutto è rimasto praticamente come l'abbiamo progettato. E mi sono anche un po' emozionata perché ho visto uno staff, un cast emozionato, è stata la prima volta che io assistevo ad una prima e mi sono riconosciuta in loro perché li ho visti contenti, entusiasti, devoti al proprio lavoro come lo siamo noi quando presentiamo le nostre mostre, quando facciamo i nostri progetti. Mio marito, io dico sempre, io mi occupo di comunicazione visual all'interno dello studio e dico sempre, mio marito è il mio lingotto, io lo lucido, però lo facciamo, lui progetta con amore, veramente con tanto tanto amore, e io credo che traspaia da tutte le nostre realizzazioni. E con altrettanto amore ho visto che è stato realizzato questo stupendo film. Quindi grazie a tutti e grazie. A presto, perché Sconnessi sarà riproposto in un'altra situazione molto vicina a noi, quindi ne verrete tutti a conoscenza. Grazie Roberta. Ufficiale. Allora abbiamo il regista, Cristian Marazziti, Fabrizio Bentivoglio e Antonio Riscola. Volete dire qualcosa? Volete... No, è stato interessante, insomma, essere dopo tutto l'arredamento protagonista insieme a noi, perché abbiamo vissuto sempre... Protagonisti siete voi e noi ci abbiamo messo un pochettino. Ma è stato presente in tutto il film, per cui è stata una presenza importante, che comunque ha arricchito indubbiamente il film e ha dato sicuramente un'anima questo posto incredibile dove abbiamo girato, che era Pignello, abbiamo ricostruito il tutto all'interno di un palazzo e sembra una vera e propria baita, abbiamo svelato un piccolo segreto e grazie veramente del supporto, grazie veramente del supporto che è stato fondamentale. Grazie a voi. Grazie a voi. Bene. Allora, questa non vuole essere una conferenza stampa classica, è un modo per incontrarci, quindi per prendere un caffè insieme, per introdurvi questo nostro progetto che è nelle sale a partire dal 22 di febbraio, Sconnessi, e a questo punto sono a vostra disposizione chi vuole fotografare, intervistare, fare domande, anche perché abbiamo poco tempo. Rompo il ghiaccio io, sì. Giulio Cicala, Cinetivlandia. Il film parla di internet e social fondamentalmente, quindi voglio avere un vostro parere su questo argomento e come vi rapprocciate a internet e social, se soprattutto per i personaggi siete come si vede nel film o in maniera diversa, ecco. E anche il regista ha un parere. Buongiorno, io non sono molto, diciamo così, social, penso di usare il telefono in maniera abbastanza, diciamo così, abbastanza moderata, però ho Instagram, l'ho aperto proprio per questioni di lavoro, nel senso per poter comunicare, anche promuovere i film che si fanno, e quindi sono convinta che tutto si possa fare anche con il telefono, con internet, con quest'arma micidiale, perché sta diventando anche una sempre a doppio taglio, si possa usare anche in maniera corretta. Basta arrivarci un po', vedo che comunque ci stiamo avvicinando sempre di più, arriva anche dall'estero, insomma, le decisioni. E poi c'è un'iniziativa molto importante che stiamo lanciando a livello mondiale, la faccio raccontare da Cristian perché è una cosa molto bella. Allora, il co-produttore del nostro film, Massimo Dottorella, dal Buon Successo, sta lanciando insieme al ministro della Salute del SIN questa giornata che si chiama Sconnessi Day, a Roma il 22 febbraio. Per un giorno sconnettiamoci e torniamo a comunicare. Questo è il saremo odiatissimi. Saremo odiatissimi, sicuramente una bella fetta di messaggio del film. È
diamoci un momento, cerchiamo di tornare a comunicare, cerchiamo di tornare a parlare, di rapportarci, di relazionarci. Logicamente non è che noi vogliamo abbandonare la tecnologia, ci mancherà. Non puoi farne a meno, no? Però cerchiamo un giusto equilibrio. Questo è quello che stiamo, è l'obiettivo, il messaggio del film, tornare al vis-à-vis, tornare a emozionarci, perché ormai le persone vivono, i ragazzi di oggi vivono in queste chat days, vivono nel loro mondo, si sentono protetti, si sentono sicuri, e usciti da quel mondo virtuale hanno delle difficoltà a conversare, a mettersi in discussione, a mettersi a confronto. E questo è un film dove hai la possibilità di nuovamente confrontarti, anche mettendo a nudo, i nostri protagonisti si mettono a nudo le proprie debolezze, le proprie insicurezze, le proprie fragilità, riscoprendosi quei valori ormai dimenticati e sono da tempo, per poi diciamo resettarsi e ripartire nuovamente. Okay. Io ho una domanda a Fabrizio, per quanto riguarda, lei è l'unico che si discosta dai social, ma è legata alla vecchia generazione dove era tutto normale e non c'era questa influenza totale? Sì, io sono un po' come Ettore, come personaggio che mi piace tantissimo, molto familiare con social, non ho profili, quindi insomma non farò difficoltà nello sconnettermi. Anzi, lo farò con piacere, diciamo che sono occasioni per riflettere, poi dipenderà da ognuno di noi se sconnettersi realmente o no, però sono un'occasione per riflettere su quanto e su come usiamo questo potentissimo mezzo e insomma spronarci ad avere una misura per farlo. Permettete, già che ha scaldato la voce, una piccola domanda per Fabrizio. Hai seguito la tua carriera e hai variato molte volte nel percorso. Come succede a ognuno di noi nella carriera professionale? Nel cinema sono più le occasioni che prendono te, o te riesci a dividere sulle occasioni e scegliere il percorso che ti piace di più? Ma direi che le cose si vanno in conto, tutto insieme. Le occasioni che arrivano e tu che le aspetti, insomma, quindi tutte quelle cose, si tratta di saperle poi afferrare e poi sposare, quindi appunto riuscire a mantenere una freschezza. Cioè, il grande Filippo Maré diceva che in fondo fare l'attore è facile, minimizzava, no, faceva così. Basta impararsi le proprie battute, andare davanti al collega e dirgli la verità. Ora, impararsi le proprie battute e andare davanti al collega è effettivamente facile. Dire la verità, come ben sappiamo, è decisamente più complicato, è qualcosa di ha più colori, spesso ha meno dolce, insomma è qualcosa di veramente complesso, quindi lì si gioca secondo me poi la reale qualità di quello che facciamo. Facile, come diceva un altro filosofo, facile come smettere di fumare, esatto. Anche lui ce l'ha riuscito 200 volte.